Ed eccoci qua, buongiorno a tutti dal mitico Palazzetto Tacca, nuovamente in diretta per la grande pallamano italiana, grande match quest'oggi qua la quinta giornata di ritorno della Serie 1 di pallamano maschile, Cassano Magnago contro Conversano, attuale capolista. Io avete già sentito annuire, confermare qua a fianco il grande Cassio Preti, che salutiamo. E io saluto Luca Basile, salute anche Davidino alla console. E cioè, poi eccolo, mentre le squadre si preparano salutiamo il resto della truppa, appunto Davide Bianchi alla console tecnica, poi Monica Battaglia alla console musicale e Davide Cenci alla telecamera. Cenciarello, super mitico il nostro, tutto pronto e primo tifoso a collegarsi, che salutiamo con affetto e simpatia, il mitico Andrea Ingrassia da Conversano. Ciao Andrea, ciao, benvenuto Panda Boys, eccolo lì. Benissimo, adesso ritorniamo sulla partita. Ho visto un certo Giannoccaro, mi ricorda qualcosa? Umberto, capitano del Conversano e ex della pallamano Cassano, ovviamente altro ex della partita, non so se nei primi sette, non mi sembra di vederlo. Non so però se mi spiego. C'è Venturi in panchina a disposizione. Giulio, per mister Terrapino. Numero 89. Adesso guardiamo se è in panchina, mi sembra di aver, sì, eccolo là, lo vedo con la maglietta verde e asciugamano bianco sulle ginocchia, è lui, mentre Giulio Venturi. Gli arbitri Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele stanno per dare il via, eccoci qua, fischio d'inizio. Salutiamo anche il delegato FGH in panchina, vale a dire Fabian Dario, e è partito il match, quindi Cassano alla vostra sinistra in consueta maglia amaranto, mentre per il Conversano altrettanto consueta divisa verde con pantaloncini neri. Attenzione, tanto non subito è partito il cronometro, quindi gioco fermo, noi approfittiamo per leggervi velocemente la classifica. Bello. Conversano primo, la pagina, arriviamo. Adesso ci arriva. Eccoci qua, dicevamo appunto Conversano 30 punti, Bolzano 26, Cassano insegue in terza posizione 25, Siena 24, Rossassari 23, Brixen 22, classifica sciolta. Prestano 17, Merano 14, Fasano 13, Fondi 11, Eppane e Gaeta 10, Trieste 8 e Cologne 5. Altre partite che poi inizieranno dalle 18 in poi, abbiamo Siena Gaeta, ecco, Trieste, ecco, Fondi, subito, peccato, Brixen Fasano, Merano Cologne, Eppan Sassari e Prestano Bozen, Match Clou alle 20. Avete visto dove è andato a difendere Sisci ultimo, perché Saita era partito come una saetta, è andato a prendere l'ala sinistra del Conversano impedendo il tiro, 9 metri. Conversano in attacco, 0-0, anche qua si parte senza vantaggi. Vedete Giannoccaro, come, eccolo lì, prima palla persa da Conversano. Danese, tentativo di passaggio in velocità, ma non si capisce col compagno, quindi palla recuperata al Cassano, tenta la seconda fase, ma copre bene Conversano, quindi difesa schierata. Rientra il rientrante Fantinato, ha cercato il vacco, leggero infortunio al caviglia che è tutto fuori un paio di settimane, ma oggi nuovamente a disposizione di mister Colez. Ma ha detto che va bene sul dritto, sul cambio di direzione, un po' di problemi sul dritto, perché adesso è ritornato Marco Lamendola, pivot, Moretti sinistra, capello più corto, abbiamo notato. E quindi adesso segnaliamo rispetto all'ultima partita in casa la gravità dell'infortunio di Sasha Milanovic, quindi stagione finita per lui, e ha già fatto un tesseramento da allenatore rinunciando a quello da giocatore, quindi siederà in panchina per il resto della stagione a dare manforte. Eccoci a, qua a Colez. Ah, subito parata, attenzione, alla fine riesce a recuperare la palla, a pulire l'intervento del compagno Pedro Mornes, evitando che la palla esca dal fondo, quindi torna in attacco con Bressano. Abbiamo Dainese. Pivo subito Giannoccaro, parata, e mi va su Moretti, Seconda che scarica per Mazzocchini, su Puma. Ma copre bene in difesa Conversano, quindi ancora nulla di fatto, contropiede abortito e si ritorna a fare i classici cambi attacco e difesa da entrambe le parti. E Cassano schierato in attacco. Mi è sembrato vedere la seconda bella parata di Ivan Ilic, però Bello lo scarico su Umberto, ma altrettanto bella l'intervento di Ilic. Vedete com'è profondo, adesso mi esce il pivot che va a far partire Jack, che mi scarica su Fanti, cambio di direction che mi va a liberare Super Saita Panion al primo incrocio. Primo gol del match, carico di Gabriele Saita che segna per il Cassano 1-0.
Ecco subito, bravo Fanti, grande Fanti, grande Fanti, quello che aveva detto l'allenatore. Ricordatevi, i falli devono sempre interrompere e non devono permettere il proseguimento di palla. Trittico di terzini per Conversano, vale a dire i balli, Dainese e Jacopo Lupo. I balli ovviamente Ardian. Benissimo, quindi abbiamo visto anche, abbiamo notato Saitta da subito, prima Ala. Tira basso e mani di Moretti che vanno a... Poi come già annunciato Umberto Giannocchero pivot, Carlo Sperti all'ala destra e appena ci inquadrano vi diremo anche l'ala sinistra, eccola qua. Passivo. Vincenzo Laera. Cambia direzione, che mi va sull'ala, la lascia eccolo andare. Eccolo qua, proprio lui, ancora. Cerca il secondo palo ma la palla va oltre. Devo dire che nulla comunque... di fatto, Conversano ancora a zero. Devo dire con ancora molto ben piazzato i Venili sul primo palo con il suo fianco ovviamente che andava a cercare di coprire il più possibile di superficie di porta verso il secondo palo, ingannando in questa maniera l'ala del Conversano. E ne approfittiamo per salutare Massimiliano 0-0. Romagno, Daniela Bellini e Angie Baci. Ci insegniamoci il gol Luca che sai com'è, oppure Davidino. Perché ci risultano 0-0 in realtà è incassando il vantaggio. Sì, ci segnalano dal reparto tecnico che la sovrimpressione sulla telecamera si è impalata, quindi nonostante Davide aggiorni non appare in sovrimpressione, quindi al primo time out faremo un reset veloce della telecamera per va bene, 1-0 ricollegarci comunque con la stessa, anche se il tempo va, non riesce neanche a fermarlo, quindi ok, quindi non guardate sui piedi, attenzione, piedi su Fantinato, tanto per la persa 1-0, non conviene, non riusciamo neanche a spegnerlo, a disattivarlo, proprio toglierlo del tutto, punteggio perché è fuorviante. Ok, quindi benissimo, difesa del Cassano per adesso però anche vedo Conversano 1-0. Per il punteggio noi guardiamo ovviamente il tabellone che è quello che fa fede. Sì, esatto, non guardate la sua impressione perché non ci risponde, non riusciamo ad aggiornare, dobbiamo resettare la telecamera, ma ovviamente possiamo fare il gioco in attivo. Nessun problema, primo time out. 1-0 per il Cassano e mi va a intervenire Saitta. Tenta di rubare palla. Rimane in attacco con quel Conversano, c'è stato un fallo. 1-0 Cassano, balli, ricordiamo. Prova l'uno contro uno, scarica ancora per Lupo, prova da fuori, palo, tocco di Ilice, poi aiutato dal palo, grande, sulla respinta, grande, più veloce Fantinato. Fanti, recupero va dalla spazzatura, la tira sul pallone, 1-0 Cassano, ricordiamo, 5-29. Questi sono dati veri. Abbiamo Jack che è centrale, Moretti sinistra, Fantinato destra, adesso arriva Marco Lamendola, pivot. Vedo Said partito come all'estero ufficiale, abbiamo Monciardini alla sinistra. E come va sul cambio di direzione, scarica su Jack che va a sua volta a scaricare. Vediamo Moretti che va sul pivot. È molto bello, girella e gol di Marco Lamendola, 2-0. Grande azione del Cassano, buono lo scarico di Alessio per capitano Lamendola. Eccoci in due, ci sono in due. Gli altri rigore, dall'altro opposto, capovolgimento di fronte, scarico per Giannocchero e va a guadagnare su 7 metri. A tenerlo, avete visto, è andato a pescare la palla fuori, due dietro che lo cinturavano, è riuscito a buttarsi, a inserirsi in mezzo ai due e a generare il fallo del rigore. 2-0, ricordiamo il punteggio in questo momento, 6-26, rigore per il Conversano. Vediamo Ilic. Panion, 2-1. Va a realizzare i balli, prima rete anche per il Conversano. 2-1, nulla può Ivan Ilic sul tiro dei 7 metri. Conversano che conferma difesa 5-1 con Andri Tiballi a centravanti. Cassano Moretti invece parla risponde con Jack. Moretti, Savini e Fantinato, la batteria dei terzini. Alle ali abbiamo visto Marzocchini e Saitta e pivot Capitan Lamendola, poi coadiuvato da Scisci. Ecco che mi entra! Per quanto riguarda la difesa. Jack! 3-1 Jack allunga numero 91, tentativo del Conversano con Laera ma deve rinunciare, non c'è spazio ora, bravo, prova per via centrali, molto bravo i questo balli. Cambio direzione, gran gol anche per Ardian, i balli piede sinistro poi spinto sul sinistro, andato sul destro, il pivot gli ha aperto la via, gli ha tenuto il blocco, lui a quel punto era solo sui 6 metri, bellissimo gol, 3-2 grande 3 cambio Cassano. Di direzione sì. Di Ardian Iballi e seconda rete per il Conversano, 3-2 punteggio, ricordiamo. Possesso palla Cassano, siamo al 7 e 42, quindi Cassano 3, Conversano 2.
Ecco, vediamo Fanti. Fallo su Fanti, vedo che la sua caviglia funziona bene sulla ricaduta del piede, sono molto felice di questo. Ricordiamo che poi questo match è una gustosa anteprima che poi verrà replicato venerdì prossimo alle 2:30 del pomeriggio, mi sembra. Esatto. Per ribatto la palla. Finale di eccolo Coppa lì Italia, a momenti. A Siena. A momenti e... me la intercetta. Proprio lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Grande. Grande intervento del Puma di della adesso secondo da sinistra del Cassano. Ecco qua che entra Giannocchero anche lui. 3-2, ricordiamo. Un cambio attacco e difesa. 3 possesso palla 2 Coversano in questo momento, 3 Cassano difesa. 8:41. Quindi Lupo. La palla del pareggio. La lava palo ancora. E ancora Savini sulla respinta. Peccato. Ma ha toccato la palla con il piede, segnalabile, quindi rimane attacco con Bressano, ancora palla. No. Bravo, bravissimo, bravissimo il Puma, gli si mette il fisico davanti, l'ala non più possibilità, Fanti scarica, Jack, va, Panion, rete di Savini, 4-2, movimento del braccio velocissimo, non ha neanche caricato, ecco va l'ala, poco spazio, e prara ancora Ivan, parata, guardate parata, quanti sì, recuperi sì. Dei difensori sulle parate sui pali, 4-2, possesso palla Cassano, 4, esce Scisci per dare il porto alla Mendola pivot, ricordiamo 9:30, 4 Cassano, 2 Conversano, possesso palla Cassano, 4 in attacco. Sì, ricordiamo l'orario, cioè il cronometro più o meno aggiornato, questi sono i pochi secondi, mentre il punteggio cerchiamo di aggiornarvelo noi in voce appena possibile, resetteremo la telecamera e cerchiamo di far ripartire la sovraimpressione. Moretti. Mi segnalano un cartellino giallo che non abbiamo visto per Ivan Scisci, sì, era... cartellino giallo per il guerriero che doppio mantiene pivot fede Cassano. Al suo esatto. Soprannome. Ecco, cambio direzione va, questo poteva essere un ammonito. Cartellino giallo anche per il numero 18. 18, quindi Erdi Tiballi. Dicevamo, se da una parte abbiamo Giannocchero e Venturi che sono gli ex della partita, per il Cassano, anche se ormai è qui trapiantato da una decina d'anni, anche più, Ivan ricordiamo Scisci! Ivan Scisci, conversanese doc di nascita. Sciacallone, bene, Cassano 4, Conversano 2, 10:33, ecco che mi va. C'è un bello spazio lì. Ancora Savini, incrocio. Riparte Conversano. Poco Cassano, poco Cassano. Solo. Realizzare terza rete per lui. Tante quante ne ha realizzate tutto Conversano. Quindi per ora Conversano si affida alle magie di Ardi Aniballi. È stato il più lesto sulla respinta della traversa. Si è volato in contropiede e ha realizzato la terza rete per la sua squadra contro le 4 finora messe a segno dal Cassano. 2 con Savini e una testa per la Mendola e Saitta. 4 Cassano, Conversano 3, possesso palla Cassano. Vediamo, va Jack che mi apre su Moretti. Jack va, è andato doppio pivot. Eccolo lì! Ancora Jack, 3 gol! Viene convalidato e c'è un cartellino giallo anche per il numero 33, quindi Jacopo Lupo ammonito. Quella capacità di penetrazione di Jack che riesce appena si crea uno spazio, butta dentro prima la testa e le braccia e poi dopo ovviamente non è più possibile fermarlo. E 3 gol anche per Savini che quindi ha acceso una sfida all'interno del match, un duello personale con Ardi Aniballi. Finora 3 reti a testa, sicuramente protagonisti in questi 11 minuti ma anche per i restanti 50, saranno loro due. C'è Scisci che spinge il numero 23 del Conversano che cadendo tocca la palla coi piedi ma prevale 9 metri. 9 metri Conversano, Conversano 3, Cassano 5, 12-10. Ricordate, noi riportiamo i dati, cambio di direzione. E tira fuori, grande Ivan, forse l'ha anche toccata perché ha fatto i suoi compagni, ha fatto cenno col pugno per dire l'ho deviata. 5 Cassano, 3 Conversano.
Salutiamo Giacomino, Mimmo, Oriana che ci seguono, giù d'Ancona. Ragazzi, sì, sappiamo che il punteggio è 0-0 sulla sovraimpressione. Sappiamo qual è il problema, ma per risolverlo dobbiamo resettare la telecamera. Quindi al primo time out lo sistemeremo faremo. Questo problema, e per ora cercheremo di aggiornarvi più spesso possibile in voce. 5-3, 5 Cassano, 3 Conversano, 5 Moretti, cambio direzione. Palla fallo su Moretti. Recuperata dalla difesa, ma dopo un fallo, quindi rimane attacco Cassano. 5 Cassano, 3 Conversano, ricordate, non conta quello che c'è scritto nella stringa, non è 0-0 ma siamo già al 13-02, anche perché c'è un delay. Moretti che mi libera il Superfanti che va su Jack, cambio di direzione, Moretti ancora, non c'è spazio, buona passivo, difesa Conversano, chiama passivo, passivo, doppio pivot, tiro deviato e poi ancora una volta Hermones va a pulire, quindi possesso palla recuperato da 5-3. Conversano, tenta la seconda fase ma chiude bene Cassano. Ricordate, è costretto 5-3. A fermarsi. I balli. Riesce a passarci in mezzo molto bene, che bello. Di Ilic alza la traiettoria, Jacopo Lupo e va a superarlo con un delizioso pallonetto, gran gol. Ammonito Fantinato. E cartellino giallo anche per Marco Fantinato, quindi due cartellini gialli per squadra, ma andiamo a segnare questo bellissimo gol a Jacopo Lupo. Molto bello, è andato Ivan in volo ovviamente per il Lupo, a questo punto il giocatore conversano usa la cerniera del polso, bellissimo pallonetto, 5-4. 5 Cassano in possesso palla, 4 Conversano difesa. Moretti a destra, abbiamo Jack a sinistra, cambio di direzione. Finta Moretti, e va! Moretti era terzino destro, ha mandato a vuoto i difensori, palleggio per evitare di commettere il fraccio di passi, poi si subito attenzione è non a è stato dato valli, non c'è stato fallo, dato a 9 metri niente, palla che va sul fondo e poi si incarica sulla rete, quindi l'arbitro fermare il tempo. È obbligato a fermare il tempo, ricordiamo il punteggio 6 Cassano, 4 Conversano, 14-32, possesso palla Cassano con punteggio 6. Tempo fermo sul 14-32, non guardate che il minutaggio sulla telecamera continua perché non riusciamo a resettarlo. 14-32, tempo fermo, Cassano 6, Conversano 4. Possesso palla Cassano. Tanto c'è un cartellino giallo alla panchina, dicono sì. Panchina Cassano, quindi, o Conversano? Panchina del Conversano, quindi su segnalazione del commissario di gara, ricordiamo Dario Fabian, cartellino giallo alla panchina, quindi probabilmente proteste di Tarafino del dirigente per quanto riguarda il fallo precedente non fischiato su Iballi che era rimasto a terra dopo il tiro. Cassano 6, Conversano 4. Possibilità del Cassano di ampliare. Prova Fantinato, sì. Anche in questo caso non c'è fallo, tocca ancora Hermones, quindi buono l'intervento. E buona anche l'azione di... Sì, ancora Ivan! Attenzione ancora. Ivan, non si rende conto che la palla stava entrando in porta, meno male. Meno male, ma parata, devo dire, Ivan, grande impeccabile. Parata, sì. Impeccabile in queste prime, veramente sul pezzo. E sci e rientrerà Marco Lamendola come pivot, 6-4, possibilità al Conversano di accorciare meno 2, mentre il Cassano adesso ha la possibilità del più 3. Ricordate il minutaggio 15:30, non guardate il minutaggio che viene riportato nelle immagini. Fanti, cambio di direzione. E uno contro uno. E prima rete anche per Marco Fantinato. Più 3 Cassano. Cassano che prova l'allungo. 7-4 punteggio quando siamo a metà se del primo tempo. Palo buona, è buona. Un non po' di sfortuna per il Conversano, già parecchi pali e traverse. Qualche bella parata anche di Ivan Ilic, ci ha messo anche del suo, quindi Cassano che ha preso questo mini break più 3 ed ora attacca per il più 4. Intanto inizia il turnover per Mr. Collins, ecco, dentro Bortoli, fuori Saitta. Entra il Super Tommy. E dentro Bassanese per Mazzorchini, quindi cambio delle ali per volare ancora più in alto. Esatto, cioè, la gioco ci così, vuole, vai. Ci vuole. Minutaggio 17:06, Cassano 7, Conversano 4. Mi va, Fanti preso, non ha scaricato su Moretti che era doppio pivot, gliel'ha detto dammela anche dietro la schiena, dietro la testa. Moretti secondo pivot non l'ho mai visto però. Non è ancora al 100% che lui reduce da pivot gol, Fantinato, cose alternative, sotto mano sciacallone, 8-4, il Cassano doppia il Conversano.
Conversano 4 possesso palla, Cassano 8 in difesa. Fantinato fuori da due match, non vedeva l'ora di giocare, appena scaldato i muscoli, subito si è presentato con 1-2. Panion, come si direbbe in questo caso. Vediamo se Tarafino cercherà di fermare l'irruenza del Cassano con il time out, così magari riusciamo a sistemare anche ancora, il problema si prende tutto. Buona l'azione. Molto bene, molto bravo il Conversano a scaricare sul giocatore. Vediamo se c'è stato qualche ammonizione. Ammonizione per Savini, Jack, per Savini. Jack. Intanto segniamo il primo gol anche per 8-5. Il numero 23, vale a dire Nicolas Dainese. Grazie Cenci, veramente inappuntabile quando c'è da chiedere qualcosa. Panino, lui subito con l'immagine ci vuole dare l'informazione. 8 Cassano, conversione 5, 17-34. Andiamo anche Giannocchero. In panchina. Giannocchero non gioca in difesa però. Non sì, sì, gioca solo in attacco e adesso l'abbiamo proprio visto parlare con coach Tarafino per chiedergli di cambiare qualcosa nella strategia. Ecco Moretti, paratona. Ancora parata di Armones, grande parata di Pedro Armones, attenzione al contropiede, passi. Balli per Denese, uno contro uno, scarico per la Era, ma ancora Ilic. Sì ancora, ma non passa portiere niente in cattedra, da lì. Portiere in cattedra, Fantinato. Gol di Fanti in caduta. Sotto fallo mentre cadeva. 9 a 5, mamma, due minuti, svai minuto numero 23. Due minuti alla Era, che infatti aveva ceduto nell'azione fallosa su Fantinato. Marco era riuscito ugualmente a tirare in caduta andando Armones, ma l'arbitro torna indietro di qualche secondo e da due minuti a Dainese. Quindi primo escluso della partita, Nicolas Dainese, stiamo resettando le immagini, scusate. Ma nel frattempo c'è stata anche la chiamata del time out, sì, time per Tarafino. L'abbiamo usato per questo, 9-5 Cassano, ricordate. Ne approfittiamo per resettare la telecamera e in per modo darvi da potervi fornire anche le informazioni corrette. La sovraimpressione con il punteggio aggiornato e anche il tempo. 9-5 ricordiamo Cassano, 9 Cassano, 5 Conversano. E ovviamente adesso adatteremo tutti i numeri sulla telecamera. Due minuti per espulsione numero 23 del Conversano, quindi Conversano farà l'attacco con un giocatore in meno, a meno che non utilizzi il portiere e il power play. Bell'inizio del Cassano con delle bellissime prestazioni dei tre terzini del Cassano, bel gol di Lamendola, Fantinato e Jack in ottimo spolvero, perché Jack ha fatto tre gol subito, è entrato Fanti, ne ha fatti tre anche lui. Abbiamo un Fantinato 3, Jack 3, abbiamo un Moretti 1, un Saitta 1 e un Lamendola 1. Tre gol di Iballi del Conversano, anche lì stiamo adesso, forza pubblico, sta dicendo, ovviamente scusate le immagini, ma dobbiamo resettare. Ricordiamo il punteggio, Cassano 9, Conversano 5, 18 e 16, parte il Conversano, vediamo se c'è il portiere, no, è in power play, è senza portiere Cassano, il Conversano, scusate. Che gioca con il power play. Sei giocatori di movimento senza portiere. Guardate come si posiziona, ovviamente la partenza di uno schema questo qua. Guardate Sisci quanti ne tiene, tiene Giannocchero, tra un po' sarà anche passivo. È entrato Miloje nel frattempo, ragazzi. Del numero Cassano. 55, Miloje al posto di Fantinato, credo, e anche vedo, sì, Borto, l'avevamo già detto, Borto sì. Di Bassanese. Borti e Bassanese l'hanno detto, ma Meloia è appena entrato adesso. Vediamo se il cambio per Fantinato e Dolic è solo attacco e difeso fisso, perché vediamo Marco non seduto in panchina ma in piedi dietro la stessa per cercare di tenersi il calmo, quindi ecco adesso un punteggio a posto e abbiamo anche essere, il minutaggio, quindi ringraziamo l'accoppiata Davide e Davide che sono riusciti a resettare Deviato la telecamera. Ancora Savini con le manone, riportare il risultato in sovraimpressione. Ricordiamo che se in power play la ecco, in caso di palla persa era passivo. Eh sì, quindi però probabilmente nel frattempo hanno qualcuno aveva permesso a Hermones di rientrare. Sì, certo. Non avevano più passaggi, era sotto passivo, due passaggi, palla Cassano. Cassano attacca 9. Per il più 5. Certo. Abbiamo Miloje adesso che è doppio pivot, che mi va su scaricare, ma
Palla recuperata da Savini, ma nel frattempo gli arbitri avevano anche concesso il fallo 2 metri, quindi rimane attacco il Cassano. Allarga la palla, doppio pivot, vedete, per lasciare spazio Savini, però bisogna andare, attenzione. Palla quasi persa, l'ha presa Savini. Rigore, grande, grande. Un 7 metri. Grande Jack, avete visto come ha visto lo spazio creato anche da Miloia per il bellissimo gioco di blocco. È entrato lì, ovviamente è stato spinto. A quel punto gli arbitri non si potevano esimere dal rigore. Come lo tira il Tom il rigore, però. Lo tira Thomas Bortoli. Cavoli, allora non abbiamo la fresatura. Vediamo se mi fa il Moretti. Contro vediamo. Pedro Hermones. Attenzione, attenzione. Finton, uno. Finton, due. Panion. E realizza. Prima rete anche per Thomas Bortoli. 10-5 punteggio. Cassano che ha allungato e fa pochi secondi. Potrà rientrare sul terreno di gioco Dainese sì, è proprio lui che viene indicato dal mister Tarafino per rientrare in campo, quindi nuovamente a ranghi completi e attacca Conversano per ridurre il gap. Ricordiamo 10-5 il punteggio dopo 20 minuti di gioco, quindi un terzo di gara che se n'è andato. Buona bravo la Miloia, difesa, bravo Dolic, bravi bravi, uscito Miloia molto bene sul terzino fuori, l'ha costretto il passaggio, spinto al contempo, l'area della Conversano era stata contratta e quindi deve partire da zero Conversano. Ancora Dainese, Lupo, Dainese, i balli, giocano i tre terzini. Eccolo lì, ecco che Dolic. Miloia. Contropiede per Dolic, realizza. Sta entrando nei meccanismi di gioco del Cassano, soprattutto difensivi, e queste momenti un pallone e mezzo rubato. Grande, grande, grande Bassanese. Stanno a dimostrare 11-5, ragazzi. Miloia Dolic sta finalmente entrando nei meccanismi di gioco di Mr. Kolec. Ci fa molto piacere questa palla rubata dal giocatore serbo-ungherese. Sì, perché vuol dire dare un segno alla partita. Sta lavorando tanto in allenamento. Ma chi mi è entrato? Mi è entrato il Venturi. Kolec. Sul timing. Oh, bravo, bravo, bravo. Passivo, passivo, deve tirare Dainese e lo fa in maniera magistrale, ci saranno due beccando minuti, ci saranno l'angolino. Due intanto ci saranno due minuti, ci penso. Sarà due minuti proprio per Dolic, credo, che invece questa volta è andato a colpire sul centrale, ma lo ha fatto in leggero ritardo e viene punito. Si è arrabbiato Tommy. La colpa arbitrale con due minuti a carico anche di Miloia Dolic, quindi due minuti, prima sanzione anche per il Cassano. Intanto andiamo a segnare il gol di Dainese, suo secondo però personale e sesto di squadra. 11-6, possesso palla Cassano, 21-39, quindi mancano poco meno di 9 minuti alla fine del primo tempo. Cassano 11, Conversano 6, ora Cassano dovrà gestire l'inferiorità numerica. Vedete che esce Ivan Ilic e entra Lamendola. Abbiamo un power play, abbiamo 6 giocatori di movimento. Moretti va largo, Jack sta fuori, mi esce Lamendola, mi scarica su Fanti, Lamendola entra, mi va il Bassanese, finta doppio pivot, non va, cambio direzione, ecco che mi va, ecco pivot, e gol, grande, in inferiorità numerica, grande gol del Cassano, 12-6, bel segnale di robustezza di squadra. Ancora Ivan Ilic, ma non Ivan ha preso Ilic. Il Cassano è rimasto a 6 per il semplice fallo che Ivan ha fatto, che Ivan ha parato tutto. Attenzione, il Cassano gioca ancora con l'ex player. Viene complimentato giustamente Ivan dai compagni in panchina. Fino ad ora in inferiorità numerica Cassano ha segnato un gol e non ne ha preso. Bene bene. Molto bene. 12 Cassano, 6 Conversano. Inferiorità numerica ancora per 30 secondi per il Cassano. Ecco che mi esce Marco. Ricordiamo, senza portiere il Cassano. In questo momento mi va Moretti. Esce super. Adesso mi cambia su invece su Fantinato, che mi libera il pivot. Ancora palla pivot, ma questa volta proprio nella difesa. Recupera palla Hermones. Lancia uno la seconda meno, fase. Cassano uno in meno.
Palla per Venturi, poi scarico Sperti. Molto bello, molto che attende bello. Un attimino sull'uscita di Illic, questa volta va a realizzare Carlo Sperti, primo gol per lui, il settimo di squadra dall'ala destra. Cassano ha, ecco, parità numerica, è entrato Miloje. No, questa esce Fantinato. Dentro Miloje e Moretti. Sì. Quindi lo usa come terzino destro anche. Sì, esatto, dà un po' di fiato a Fantinato, che ricordiamo è reduce da due partite saltate per l'infortunio al caviglia, quindi sicuramente non ha i 60 minuti ancora nelle gambe ed è giusto usarlo. Pivot! Con contagocce, grande ancora, palla grande di Dolic, palla, Dolic per Marco Lamendola, bel treno, che bel binomio, 13-7. Subito ancora Illic, insuperabile. Cosa ha spazzato Illic? Insuperabile. Lì lo vediamo. Ha avuto anche la prontezza di riprendere la palla, di rendersi conto che la palla gli stava carambolando addosso dopo essersi impennata. E quindi grande doppio intervento di Illic, che non era assolutamente facile. Lo vediamo. Panio, bello, andando lì a sinistra a raccattare la palla. Cassano 13, Conversano 7. Oh, mi è entrato anche il Cobra, il possa mai. Jack, cambio di direzione, che mi va su Miloje, cambio. Bene, direi che 5 minuti alla fine, bisogna anche fare un po' di attacco lungo, ragazzi. 13-7. Cassano 13, Conversano 7. Miloje, cambio di direzione, non c'è più spazio, va. Fallo su Bassanese. Passivo, attenzione ragazzi. Va. No, no, sul passivo ragazzi. 14-7, grande azione con Tommy. Il Cassano sa sempre cosa fare. 14-7. Thomas Bortoli, ci stiamo avvicinando al fine primo tempo. Sì, abbiamo problemi di connessione, quindi stiamo tentando di migliorare la situazione, ma oggi è una giornata un po' così. Adesso magari all'intervallo proveremo a interrompere la diretta, a farla ripartire. Vediamo se riusciamo ancora, a Ivan, migliorare la situazione. Respinta appesa da Giannocchero nel frattempo. Ammonizio, vediamo cosa dirà su Giannocchero. Ah no, deve solo pulire, no, solo per da terra. Asciugare il campo, perché quando si è buttato a terra per recuperare il pallone. Certo, 14 Cassano ha lasciato tracce di sudore. 7 Conversano, però avete visto la palla si è infranta ancora sulla saracinesca di Ivan Illic, grande protagonista del primo tempo. 26, 4 minuti alla fine, Cassano 14, Conversano 7. Grande, grande dimostrazione di potenza del Cassano in questo primo tempo. Veramente grande, veramente impressionante. 14-7. Liberato ancora Giannocchero con uno scarico addirittura invisibile in mezzo a tre difensori del Cassano. È entrato anche un Dorio che ora esce. Prima rete per Umberto, ottava di squadra, 14-6. 14-8 Luca. Sì, scusa, 14-8. E 26-30, possesso palla Cassano. Era un bel momento, doveva continuare, però giustamente il Conversano ha interrotto il momento del Cassano. Vediamo che abbiamo Jack che parla qualcosa con il Cobra, che mi va a centro, mi libera Marco Miloje. Jack andrà a cambio di direzione ed eccolo, va, rigore, 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 grande Miloje. Avete visto com'è entrato tra ultimo e penultimo giocatore del Conversano, obbligandolo ovviamente al fallo. Ci poteva anche essere due minuti, non so, l'arbitro non ha assegnato niente. Tirerà ancora Tommy, non so perché non tira Moretti. Probabilmente hanno nuove fatto qualche allenamento particolare ed è stato ha eletto... vinto la gara del venerdì. Cassano 14, Conversano 8, 27, no, il tempo è fermo, non riusciamo a fermare il tempo, ma è 27-01. Vediamo cosa mi fa il Tommy, lo sciacallone. Panio in mezzo alle gambe. Ha provato la carta di Pasqualino di Gian Domenico, mister Tarafino, ma il risultato non cambia. Ancora segno del 7 metri, Thomas Bortoli, 15... terza rete per lui, 15-8 il punteggio. Ricordate il minutaggio, adesso è a posto, riportiamo ancora 14-8, ma il punteggio 15. Sulla, eccolo qua, aggiornato. Vediamo cosa mi fa Venturi. Cambia,
Prova Dainese, Lupo ancora Dainese, prova da fuori, ma ancora, Ilić, Devia. Ivan! E Ilić. Ivan Šiši! Ivan and Ivan! Ivan e Ivan rientrando ci mette la manona! Grande Ivan Šiši! Intercettando il passaggio 15-8, grande prova di forza del Cassano in questo primo tempo. Non vorrei dire, ma mettiamo, incrociamo le dita. Abbiamo Jack centrale. Addirittura il Cassano si permette di far riposare Moretti con il Cobra, mi esce Lamendola, schema di partenza dal pivot, adesso parte Jack, cambio di direzione, fallo su Jack. Vedete anche i minutaggi dell'attacco sono molto importanti per tenere la partita, stare molto tempo in attacco, gestita molto bene dal Cassano questo primo tempo. Continua a costruire un nome, in questo momento abbiamo un posto mai a terzino a sinistra, riposo Moretti e Fantinato che erano i due terzini iniziali, quindi continua a sfruttare quest'arma Mr. Colez. Fallo, la palla era entrata in rete ma è fallo, 28-36, fa tanto tempo in attacco il Cassano, molto importante. Ancora posta mai, ah, per Dolic. Non l'ha visto. Savini. Wow! Magia raccatta, di Jack Savini. Magia di Jack dalla Savini. Spazzatura e la deposita in porta. Ancora Tutti Ivan. Ancora Ivan Šiši. Fallo per i conversari. Ancora Ivan. Quale Ivan? Quale Ivan? Mi sono perso di Ilić, Ilić. È tutto un Ivan qua. Ilić, prima Šiši e poi Ilić. Veramente il Conversano disorientato. Grande Cassano questo primo Mannaggia tempo. Mannaggia ragazzi, che partita. 16 Cassano, 8 Conversano. Con la possibilità di andare addirittura con il time out che il chiede time out Davide Colez. Da Colez a questo punto verrà a chiamare lo schema. 30 secondi al termine. Cassano ha giocato un primo tempo pressoché perfetto, impeccabile, solo un paio di sbavature difensive a cui ha messo abbondantemente una pezza il grande Ivan Ilić, mentre in attacco praticamente perfezione assoluta. 16 gol in un tempo sono tantissime, soprattutto 8 subite sono veramente veramente poche rispetto alla media dei punteggi delle ultime stagioni della Palamano. Ricordiamo che la metà di quell'otto lì, cioè il fatto che non sia andato a 12 o 13, sono dovute proprio a Ivan. Vediamo anche nel time out il grande Sasha Milanovic che adesso incomincia a mettere giù il suo piede dopo la rottura dei legamenti crociati e presto sarà sottoposto a intervento. Ricordiamo Cassano 16, Conversano 8, possesso palla Cassano a 30 secondi alla fine con la possibilità di fare uno schema, quindi andare sul 17 e l'ipotesi di finire con un più 9 nel primo tempo era assolutamente impensabile all'inizio della partita. Per adesso partita perfetta del Cassano, ricordiamo tutte le partite durano due tempi e questo è solamente il primo stadio, bisognerà confermare e migliorare il secondo tempo. Moretti è rientrato. Ci sarà uno schema Moretti secondo me adesso. Vediamo. 20 alla 25 secondi alla fine. Chiamo Miloje. Che mi va? Frank. Eccolo lì. Mi sale Tommy. Blocco irregolare. Blocco irregolare del pivot. Quindi ci sono 15 secondi di possesso palla. Ecco, vediamo. Deve assolutamente Cassano contrarre. Ancora. Ah, peccato. E gol del Conversano. Realizzare Carlo Sperti in extremis. Peccato, avevo detto più 7, invece diventa più 9, è diventato un più 7 con la grande esperienza del Conversano. Mi dispiace molto questo gol, Luca. Eh sì, perché c'è stata questa ingenuità in attacco e Conversano ovviamente, seppur in un momento di difficoltà, ha subito sempre approfittato. Grandi giocatori da mettere sul terreno di gioco, quindi Lesti ad approfittare, rendere un po' meno amaro, l'ingresso negli spogliatoi, quindi vediamo cosa si inventeranno i due allenatori, Colez per mantenere questo ritmo di gioco e Taranfino ovviamente per invertire la tendenza. Noi mandiamo in archivio un ottimo primo tempo del Cassano con il punteggio di 16-9, ci prendiamo qualche minuto di pausa, cerchiamo anche di risolvere problemi, però se la connessione è quella che è non possiamo fare più di tanto, cercheremo di fare il possibile. E ci sentiamo fra qualche minuto. A Fape, ciao!
Allora eccoci qua a commentare il secondo tempo, sembra che ci sia qualche problemino, noi andiamo avanti come se nulla fosse. Possesso palla Cassano, 16 punteggio Cassano, 9 Conversano. In difesa, bellissimo primo tempo, adesso ovviamente bisogna confermarlo con un secondo uguale, perché Panion subito gol di Fantinato. 17-9, comincia bene Cassano, cambio difesa, è entrato Scisci e vedete un'altra velocità adesso del Conversano, incomincerà a mettere in moto le sue frecce, le sue velocità, quindi Cassano dovrà fare una difesa perfetta. Guardate Davide, fa uscire il numero 18 e entrerà Giannocchero come pivot. Subito gol del Cassano, quindi stiamo incominciando bene, ma con Conversano 8 gol non bastano. Adesso abbiamo visto Scisci che esce, Fantinato cerca di pescarla da terra, Giannocchero, ma questo non ci riesce perché ci sono le manone di Scisci e di Fantinato lì. Molto arrabbiato Giannocchero, perché la palla non era assolutamente facilmente recuperabile. Cambio di direzione, scarica su Giannocchero ancora con Fantinato che lo contra, e quindi molto bene, sanno cosa fare quel Conversano, ma anche i difensori del Cassano. Eccolo qua, tiro subito, ancora deviata dalla difesa del Cassano, veramente difficoltà per il Conversano. Subito gol, bello del numero gol di 33. Jacopo Lupo tenta di spezzare l'entusiasmo e invertire la tendenza. Buona difesa del Cassano, ma la lunga Conversano ha trovato il varco. 17-10, finire primo tempo abbiamo visto un ottimo Cassano andare in vantaggio, andare a riposo con 7 reti di vantaggio. Subito Fantinato al secondo tempo, poi risponde Lupo, uno pari per questo momento il Cassano, ovviamente tutti gli interessi di fare attacchi lunghi. Moretti, certo il Cassano deve far durare ogni attacco possibilmente più di un minuto. Adesso vediamo, 32 sono passati, 2 minuti 19, praticamente ha fatto due gol. Scarico, viene a liberare Saita che adesso mi va sul... ruba palla da Inese, parte il contropiede, vediamo, Esperti. Non lo so. E segna. Va a realizzare, 1-2 del Conversano che prova la rimonta. Non ci vogliono distrazioni da parte della banda di Colez. Non è finita, Conversano è a grande formazione, sono in terza classifica non per caso, quindi abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma non basta, le partite durano 60 minuti, quindi bisogna giocare allo stesso livello per tutta la durata del match, altrimenti Conversano è in grado di rientrare tranquillamente in partita. Non ci mollare, vuole. Non molliamo ragazzi, ci vuole la... ancora lunghissima, non lunga, lunghissima. Savini per Moretti, ancora Savini. Va! E mi libera l'ala, benissimo, e gol, che bello Savini, anche assist man a quattro occhi, molto difficile per Conversano che adesso perde palla. Diciamo che rompere queste cose qua al Conversano, rompere subito la prima azione è fondamentale, perché vuol dire portare l'attacco da 30 secondi a un minuto, ed è fondamentale il Cassano, il tempo è dalla parte del Cassano in questo secondo tempo, ricordiamo. Abbiamo qualche problema tecnico, vi diciamo noi. 18, ecco, perde palla e va fuori. Calma ragazzi, Davide voleva andare per la seconda fase, non gli ha preso la palla, è andato via come una lippa e a Saita, e Davide ha detto ma prendi prima la palla che andiamo in seconda fase. Quindi 4 minuti al secondo tempo. 18-11 il punteggio, continuiamo a raccontarla, non so quanto vi arrivi di questa telecronaca, ma ovviamente... Sale il Moretti. Mi cambio su Jack, cambio direzione, ancora Moretti. Ecco Savini, lì. Savini solo davanti. Oh, a... che peccato! Primo errore di Savini. Domenico, sbaglia però, cerca di trovare il palo non coperto, ma la palla si perde oltre lo stesso. Peccato ragazzi, era la possibilità di fare due pari. Ecco, ruba palla Saita, scatta anche l'arbitro, si invola Siamo 19-11, ricordiamolo, 19 Cassano, 11 Conversano.
siamo 5 minuti, il Cassano deve mantenere questo ritmo. Perde palla, molto bene la difesa del Cassano. De buona difesa, ragazzi. Sisci, insuperabile. C'è lì Giannocchero. Giannocchero tra Sisci, certo che non è un bella, soprattutto quando non va in velocità con Versano, tutto di guadagnato per il Cassano. Scarica. Molto bene ancora. Doppio pivot per il Conversano. Con Giannocchero, finta. E Sisci lo tiene, lo prende. Grande difesa. Due minuti, no, passivo. Sulle braccia. Ancora Moretti. Finiranno che questi passaggi. Su ragazzi, subito. Ancora. Finiranno i passaggi. Guardate, 5 giocatori del Conversano. Tutti concentrati lì, è lì che deve andare la difesa del Cassano. Molto bene ragazzi, 6 minuti, vedo che il tempo, no, 6.25, fermo, la nostra va avanti ma siamo 6.25 al secondo tempo. Cassano, ricordiamo, ha il tempo dalla sua parte, 19 Cassano, 11, abbiamo segnato 8, possiamo cambiare, no, non possiamo toccare, scusate, vanno in 3. Ancora deviato, calma ragazzi. Che siamo 19-11, il tempo è dalla nostra. Sempre 8 reti di vantaggio, il Cassano ovviamente non ha fretta di concludere, anche se non può snaturarsi e rinunciare completamente al gioco in velocità. Certo. Però qualche attimo di ragionamento in più, i contropiedi se proprio non sono netti, non partono. Certo. Ma è ancora lunga perché mancano comunque 24 minuti. Assolutamente. Non incomincerei ad amministrare così presto. Palla per Marzocchini e va a segnare, non ne sbaglia uno dall'ala, il Puma 20-11, ha incrementato il vantaggio Cassano. Prova da fuori ancora, si è perso l'ala, rigore, 7 metri, sì, due minuti, peccato che saranno in ritardo. Saranno due minuti anche. Sisci era in ritardo, è andato a chiudere, sì. Era quello che cercava l'ala della Conversano, il contatto, non aveva nessun interesse, è meglio così fare il rigore e due minuti. Il Cassano non aveva nessun interesse ad andare a contrarre, io sarei andato lì, avrei fatto la finta e mi sarei spostato indietro, tanto era solo l'ala del Conversano che aveva da perderci. Ed dice, ecco qua, entra Cassano in campo per tirare il tiro da 7 metri André Leal, acquisto recente del Conversano dopo la pausa invernale. Vediamo la prima parte di stagione con lo Sporting Gaeta per Leal ed ora Conversano, una finta. Oh, sopra la testa. Sopra la testa di Ilic che si rammarica perché era lì a pochi centimetri. 20-12 più 8 a Cassano, siamo a 7 del secondo tempo, scusate ma io tengo conto di questo perché col Conversano non abbiamo inferiorità numerica, abbiamo extra player. Luca, sì ormai Cassano come d'abitudine gioca senza portiere nelle situazioni di inferiorità numerica, ovviamente questo è un rischio ma accettato e calcolato. Prova il barco Moretti ma viene fermato da Lupo, deve ricominciare da capo nel frattempo. Che peccato! Che accorcia le distanze. Veramente un peccato il Cassano prendere gol. Ricordiamo il primo tempo che in inferiorità numerica ha segnato e non ha preso gol. Quarta rete per Carlo Sperti. 20-13, non mi piace, ammonito Davide. Munita la panchina, fattispecie Davide Colez. Cassano non deve pensare al gol, deve pensare a segnare un gol alla volta e stare punteggio 1-1 nel secondo tempo. Non conta niente, il primo tempo non c'è. Ancora inferiorità numerica per 30 secondi. Moretti. Mi va Jack. Esce Marco. Esce l'ala. Mi scarica su Fanti che sfrutta in velocità. Pinto. Palla persa, riparte Conversano.
Non rischiano il passaggio, però possesso palla da gestire. Ancora 12 secondi di inferiorità. Non va bene così, 19, 8, 7. Benissimo, benissimo, ragazzi. Speriamo che non riescano neanche a partire. 4, 3, 2. Vediamo che non riesce ad andare. La scoperta difesa, però. Marzocchini è andato. Ha tentato un anticipo, ma si è dimenticato che eravamo in situazione di inferiorità numerica, quindi ancora rete per Sperti, quinta del match per lui. Vediamo il marcatore dell'incontro. Mannaggia, Bressano è sempre bene. Lì, è un leone ferito, ma non è ancora domo. Eravamo partiti bisogna bene, ragazzi, non bisogna pensare alla differenza di punteggio. 20 no. Al termine, ormai 10 minuti quasi passati di questo secondo tempo. Intanto lui ha recuperato un gol, vediamo possesso palla, se Cassagno poi non segna più. Ecco, attenzione! Allora, 2 minuti, ma io... Vediamo. Ce ne sarebbero 2 in questa situazione, perché sì, oltre il fallo... su Moretti, cavolo. Ci vuole che Cassano attacchi così, perché ovviamente vuol dire caricare di falli la difesa avversaria, vuol dire giocare in uno in più, eccetera, eccetera. Anche l'intervento precedente su Savin non era proprio lineare, però... No. Poi quello su Fantinato ancora più grave, quindi 2 minuti per Vito Carso, che era entrato proprio a dar manforte la difesa per i compagni, ma invece deve lasciarli in inferiorità numerica per 120 secondi. Moretti doppio pivot, va, cambio che mi va su per Saito, brava, che però bravo, non è barco, chiude bene a difesa. Deve ripartire Fantinato, palla per Savini, poi scarico Moretti nel frattempo. Ripartiamo, molto bene ragazzi. Buono, questo vuol dire l'intervento di Giandomenico, che ha preso il posto di Hermones tra i pali del compressore in quel secondo tempo. Va a pivot Moretti ancora. Eccolo palla là, per Marzocchini. Tanto ancora, ancora parata. Proprio lui, Pasqualino di Giandomenico. Due, sta salendo in cattedra. Intervento su 6 metri, determinante. Grande, adesso incomincio a segnare gli errori del Cassano sui 6 metri. Secondo errore, prima Moretti e poi Marzocchini. Cassano che si sta smarrendo un mannaggia, attimo. Mannaggia ragazzi, non va assolutamente bene. Grande primo tempo, forse ha speso troppo, vediamo, giocati a ritmi altissimi, soprattutto ai secondi 15 minuti del primo tempo per il Cassano. Ora probabilmente sta pagando un po' di stanchezza. No, eccolo lì. Scarico a Giannoccaro, è ancora Ilić. È grande Ilić, che ha tenuto il primo tempo. Ilić ha tenuto sulla squadra. Non è stanco, assolutamente non è stanco Ilić, continua. È fondamentale questa parata, fare parate ragazzi. Fondamentali. 6 metri, avete visto che Sisci è tenuto per un attimo, Giannoccaro poi l'ha lasciato perché è anche soggetto a doppio 2 minuti se non sbaglio Sisci. No, uno solo. Mi va Moretti, oh che brutto. Riparte Saita. Moretti che mi va. Tenta da fuori Fantinato, ma palla un pelo tra il palo, quindi non riusciamo di a segnare nel secondo tempo, abbiamo 5 minuti di incapacità a segnare ragazzi. 20 e 14 ancora, grazie alla parata Ilić ha tenuto lontano il Conversano, è rientrato Giannoccaro, vediamo, deve migliorare la difesa del Cassano. E l'ha presa ancora, grande Moretti. Dobbiamo pulire per terra perché è caduto Jack per la sua grande difesa. Ricordiamo anche l'abnegazione, non solo la capacità tecnica di Jack Savini in difesa, in attacco, ma la grande spirito di, diciamo, di dedizione alla squadra per lavorare sul pivot assieme a Sisci, grande lottatore, Moretti uguale, quindi vediamo. Ricordiamo punteggio 20-14, 20 Cassano, Conversano 14, Conversano in attacco, siamo a 42-27, 12 minuti al secondo tempo. Cassano deve cambiare il trend perché non ha più segnato. Da 5, molto bene. Va da fuori Venturi, ma la palla si perde oltre la traversa. Molto bene, tutto a vantaggio del Cassano, però il Cassano ovviamente deve incominciare a mettere qualche gol in porta. Deve incominciare a mettere qualche palla dentro alla porta del Conversano. Ricordiamo 2 grandi interventi del portiere Conversano.
Cassano 20, Conversano 14. Moretti, non c'è più la velocità. Ripartiamo, molto bene la difesa di Conversano. Mi va Jack su passivo, passivo. E gol di Savini che ancora risolve come il primo tempo. Nasconde la palla ai difensori, poi tira un pallone che praticamente non si vede con lo stealth. Ancora Ivan, seconda paratona, tiene in piedi il Cassano. Nei momenti di difficoltà della difesa chiude la saracinesca. Savini il gol giusto prima. Sì, giusto Jack, prima. Jack. 21-14. 21-14. Siamo ancora al famoso più 7 come primo tempo e il Cassano ha fatto passare 14 minuti del secondo tempo mantenendo il gap. Metà non della male. Ripresa e ancora più 7 del tiro Cassano, che non è più brillante come primo tempo, certo. Però riesce a mantenere quantomeno invariato il vantaggio. Ora è il Conversano che deve stringere i tempi. Ha perso palla, poi nel recuperarla, è entrato di spalla su Iballi, quindi giusta la decisione dell'arbitro, palla restituita a Conversano, finta di Leal, poi Venturi, Iballi, ecco, bravissimo! Ancora Saitta, va a contrarre di Saitta, con il time giusto. Con l'ala libera, ma è andato a contrarre il passaggio e ha spazzato via il pallone Conversano, è fondamentale non dargli la prima fase del Conversano, vuol dire che farà attacco lungo e sarà anche molto più facile contrarlo. Ancora palla per Giannoccaro, sì. E magia Pesca. Di Umberto, grande giocatore Umberto, sempre sì. Piacevolissimo vederlo giocare, perché quando viene servito riesce a liberarsi, a tirare con movenze feline. Trasformare una palla sporca in un gol, veramente molto bravo. 21 Cassano, Conversano 15, siamo al passato il quindicesimo del secondo tempo. Sempre stelle reti di vantaggio, ma sono sempre poche, no, quantomeno sono sempre di più i minuti che mancano, quindi sì, ma non ci interessa. È entrato il Cobra. Minuti, non siamo ancora al break even. È entrato il Cobra, il break even lo valuteremo a 5 della fine, perché io pensavo a 5 secondi della fine. Passi, finta di Moretti, passi. Ma viene colto in flagranza di errore di passi. 21-15. Speriamo che non segni subito con Leal, suona la carica André Leal, seconda rete per lui dopo il tiro dei 7 metri, realizza anche la sua azione. Vedete, questo è l'errore. Conversano che si riporta a meno 5, non il mollare ragazzi, non molliamo. Il problema non è solo non segnare in attacco, ma è contrarre la primo attacco del Conversano. Questo vuol dire praticamente far durare a lungo l'attacco del Conversano e vuol dire portare la partita nella propria direzione, in quello che vuole Cassano. Ma un recupero così rapido del Conversano, dove segna subito, entra, va Marco, va ed è gol, c'era due minuti, no, non gli dà due minuti, ma è Jack, abbiamo due giocatori che stanno tenendo in piedi il Cassano, Jack e Ivan Ilic. Si devono svegliare gli altri giocatori del Cassano, così se no non va bene ragazzi, come Jack. 22 Cassano, Conversano 16. Vediamo che Conversano non aumenta la velocità, guardate Saitta, molto attivo, gambe esplosive. C'è Ivan che va a contrarre, scarica, è un bel gol. Ancora Carlo Sperti, prova a accorciare distanze. Sembra che ci sia Piazzale Loreto nella panchina del Cassano. 22-17, avete visto, siamo passati da un più 7 a un più 5, quindi ovviamente il Conversano il suo lavoro l'ha fatto. E il Cassano che deve fare il suo e non affidarsi solo a Jack, devono segnare anche gli altri, Leali, Pivote e gli altri terzini. Il super mi va passivo. E gol di Moretti, gliel'avevo chiesto, grande, tiri bassi e non deve segnare subito il Conversano, su, così, sì. Ancora per bravo, Pivot, bravo ma Ivan, Cisci, sì, parte contropiede. Sì, Fanti, Panion, questo è il Cassano, dai ragazzi, su Fanti, torna Fanti.
Sì, dai, deve stringere i tempi Conversano con i balli, quindi pronta la replica. Quarta rete per i balli, 24-18, sempre 6 reti in vantaggio per Cassano. Minuti che mancano al termine, però sono ancora 12, quindi non bastano. Bisogna continuare a giocare. Sicuramente Cassano in difficoltà, un po' in riserva di carburante. Sì. Però c'è ancora tutta la possibilità di mantenere questo vantaggio. È entrato Miloie nel frattempo. Prova un po' di turnover, riposo per Fantinato che si è appena anche fatto la scopata del contropiede. Anche per Jack e Jack, fatto quindi possa mai Dolic e Moretti in questo momento, i tre terzini in campo. Prova Moretti da fuori, viene deviato, ma la palla bene. Palla lunga, bravi palla ragazzi. Cassano gioca bene, vedete l'attacco, siamo già a 48-42, un attacco che dura quasi 2 minuti, molto bene. Siamo a 11 alla fine. Adesso bisognerà pulire per terra perché ovviamente... Passivo, passivo, guarda il braccio. Siamo 49, mi va. Bravo, bravo, bravo. Molto bravo il Cobra. Il contropiede in maniera non scorretta. Bravi, bravi, bravi Cassano. Bene, bene. Attenzione. 24-18, abbiamo perso l'opportunità in attacco ma non sono riusciti a segnare subito. L'importante è contrarre il primo attacco perché a questo punto con un più 6 si decide meglio la questione. Attenzione col dai vai, doppio pivot, ancora Giannoccoro che pulisce tutto quello che gira per terra vicino alla riga dei 6 metri, troppo bravo. 24-19, solo più 5 Cassano, meno di 10 minuti alla fine. Ricordiamo è finito. Andiamo ad aggiornare con la terza rete per Umberto Giannoccaro che tiene in vita i suoi, sempre 5 le reti, piano piano rosicchiano. 24-19, sì. 10 minuti al termine. Cassano in difficoltà. Molto prova bravo Dolic, Cassano. In azione personale, ma non c'è Barco. Buona la chiusura di Venturi con Lupo. Chiama schema Miloie. Adesso arriva Moretti centrale, esce Marco, va lui sul lungo, va sul cambio di direzione, mi va. Possa il morso il del Cobra. Possa. Il difensore della... Ma no, ma perché? Ivan, mettetevi d'accordo. Distrazione invece difensiva e ancora a punire Ardian Iballi. Ma perché? Stava palleggiando tranquillamente piano, vi guardava. Dove siete andati? Che brutto, che peccato. Mannaggia. Tutto da rifare, 5 gol di vantaggio. Prova il Marco Moretti, viene fermato. Ancora passivo. Ci abbiamo messo mezz'ora a arrivare al centrocampo per battere la rimessa, quindi giustamente gli arbitri... Non ci sono i 3 metri. Alzano il braccio, Dolic, possa mai. Ancora Dolic. Prova da fuori, prova l'angolino. Miloje Dolic in basso a sinistra dove non può arrivare Pasqualino di Giandomenico. Ed ora ancora Leal, Conversano ha accelerato i tempi, sì. Attacchi veloci e ficcanti, sì. Pungenti e soprattutto con alte percentuali rispetto al primo tempo. E soprattutto arriva molto facilmente sui 6 metri, la difesa di Cassano è un po' più... Chiama schema il Cobra che ha salvato il difensore Conversano, cercava sfondamento, 5 soltanto, però sono 8 alla fine Luca. 8 minuti, 5 le reti di vantaggio, Cassano in evidente difficoltà. Bisogna stringere i denti, lottare con il cuore, magari energia non ci sono più, la tattica è un po' saltata, ma abbiamo ancora cuore e grinta in abbondanza. Prova possa mai da fuori, tiro sporcato, poi in doppio tempo di Giandomenico, riparte con Bersano per il meno 4. Ruba Palladorio, ruba Palladorio, poi Bortoli per Bassanese. Grazie, grazie, grazie. E va a realizzare. Grande pallone rubato da Dorio.
Nel frattempo turnover per il Cassano, quindi dentro tre uomini freschi, questo si è visto nella palla rubata da Dorio. Ed ora a 7 metri. È stato spinto dal difensore, è stato spinto dal giocatore del Conversano. Non prendiamo due minuti per proteste, però ragazzi, calma, stiamo calmi, ha dato a 7 metri. Ma è stato spinto dal giocatore del Conversano contro l'ala. È stato spinto, lui non si poteva sottrarre. È stato il giocatore del Conversano che era sui 6 metri che ha spinto Bassanese contro l'ala. Però ormai... Va bene, l'arbitro ovviamente una volta fischiato finita lì. 7 metri segnato, quindi evitiamo di prendere due minuti per proteste. Prova la carta Monciardini, vediamo se troverà applicazione la famosa regola che San Juan fanno in gun. Questo tiro dai 7 metri non c'era, vediamo se va a pulire tutto Luca. San Juan, Panino. Panio, chiamata San Juan Panovindan, gufatissima. Ovviamente tutto questo è merito di Monciardini, e quindi speravo che tu dicessi Luca, così una parte il merito me la prendevo anch'io. No, Luca, il merito ce l'hai perché è stata chiamata in momento non sospetto. Quindi nessuno ne è, però devo dire che il portiere del Cassano ci ha messo il suo. Grande Moncia. 6 e mezza al termine, più 6. Passi di Bortoli, è sceso con la palla in mano. Forse cercava sì, un compagno che passava la palla. Era anche un pack sotto fallo, però comanda l'arbitro. Qua, grande Fanti, mi è entrato il Fanti, tienilo, Osi! Ragazzi, se sei sotto fallo e continui a sbracciarti, mi dispiace. C'erano due giocatori del Cassano dietro a te alla porta, se tu vuoi andare in porta devi buttarli giù. Quindi siamo persi, due minuti a Moretto e due minuti a Giannoccolo, quindi due minuti simultaneo, e credo di capire possesso palla con Bersano, quindi un po' di confusione. Beh, devo dire che Moretti, quando Giannoccolo si è buttato addosso, è andato solamente indietro, non ha fatto niente. Comunque gli arbitri erano a due metri e certamente hanno visto meglio di noi. Quindi segnaliamo due minuti contemporanei, Moretti e Giannoccolo, due uomini importantissimi per entrambe le squadre. Possesso palla a Conversano. 6 al termine, 6 le reti di vantaggio. Finale incandescente. Poi ricordiamo, le squadre si riaffronteranno tra 6 giorni, perché a Siena dal venerdì 22 febbraio ci saranno le Final Eight di Coppa Italia, e il primo quarto di finale venerdì alle 14.30 sarà proprio il rematch di Cassano con Bersano. Mannaggia, non prendiamo gol adesso. Ancora Leal da fuori, ancora una volta trova la via della rete. Quarta rete per André Leal. Cassano che deve usare la testa. 5 contro 5 allora, mi entra il Cobra dentro la mendola per Fantinato, quindi rinunciamo a un terzino, decidiamo di giocare col pivot per fare un po' di pulizia, chiamare gli animi. Mister Colez va a chiamare il suo secondo time out, mentre ne ha ancora due a disposizione Tarafino, anche se bisogna ricordare che negli ultimi 5 minuti se ne può chiamare uno solo, quindi probabilmente uno non sarà utilizzabile. Oppure se Cassano sbaglia utilizzerà subito, però dipende tutto dal Cassano. Ricordiamo 27 a 22, più 5 possesso palla Cassano, è una bella notizia. 5 minuti e 26 secondi alla fine della partita, e quindi ovviamente Cassano deve gestire molto bene questi palloni, soprattutto attacco lungo, e non prendere gol dal Conversano nel primo attacco. Se si riesce a fare così, ovviamente è tutto molto più facile a dirlo, noi che siamo qua seduti al caldo in campo con una tensione di questo tipo è tutto molto difficile, soprattutto i passaggi sono pesantissimi questi ultimi secondi. Mi rientra il Super Jack, Luca, che ha dato un grandissimo contributo assieme a Ivan Ilic a questo vantaggio del Cassano, e chiamiamolo per adesso solo vantaggio parziale. Attenzione, ci sarà quasi subito passivo secondo me. Ah, infatti stavo guardando che vedevo 6 giocatori, ma ovviamente non c'è Ilic tra i pali, quindi tutto regolare, temevo un errore della panchina. Beh, ma allora abbiamo la superiorità numerica, perché se il coso vabbè, sì anche loro chiaramente, quindi
Scarico per Bortoli, però la palla non è precisa, passivo. Deve ricominciare. Sì, chiamano subito passivo, ovviamente ora non indugiano oltre gli arbitri. Prova Dolic, viene fermato, se rimaniamo in attacco. Vedi anche tu come, se dove andava già l'ala della conversione. Situazione di passivo. Deve arrivare al tiro, credo siano esauriti. Ecco! Passaggio palla per ma Lamendola. No, era fondamentale questo gol. Ma ancora no, Marco! Miracolo di Pasquaglio di Gian Domenico. Terzo. Tiene in vita i suoi perché questo mannaggia gol poteva segnare Marco. La parola fine. Mannaggia bravo Pasqualino. Mannaggia Marco. Bisogna lottare ancora a soffrire. Peccato, brutto errore di Capitan Lamendola. Bravo. Ma come? Ma era già, ho capito, ma era già coi piedi per terra. Convalidano questa rete, ma Leal ovviamente era fallo, quindi noi ci aspettavamo tutti i 9 metri. Leal ha tirato. Sì, ma era atterrato dentro in area, quindi non so come fanno a convalidare così questa rete. Così il portiere così, però... atterrato, ha tirato, gol. Allora, o è 9 metri oppure è doppia. Io non l'ho capito, comunque fa niente. Va bene. Va bene, vediamo Jack. 4 minuti, 4 al termine. È ancora lunga. Intanto rientrano sia Moretti che Leal. Sì, ragazzi, dobbiamo andare sulla dinamica perché lenti così non va bene. Eccolo lì. Questo sono 2 minuti. Ha agganciato il braccio, dai. Fallo su Dolic. Solo 9 metri. Riprende il gioco a Cassano. Aveva superato l'uomo, è stato preso da dietro. Va bene. Fanti. Eccolo qua, ancora passivo. Al collo, svai minute. E questo okay. È 2 minuti. Sì, al collo però. E se si abbassa, mi dispiace. Se lui si abbassa e tu lo prendi al collo, esatto che così. Tu lo devi mollare se si abbassa. Lo so anch'io che si è abbassato. 2 minuti, la mano... importantissimo, perché va anche a ripulire la chiamata di passivo, che quindi viene annullata con la sanzione della squadra avversaria, soprattutto... Il Cassano potrà giocare dei prossimi 3 minuti e mezzo che mancano al termine, ben 2 in superiorità numerica, al salvo di altre sanzioni a proprio carico. Va bene ragazzi, dobbiamo Dipende gestire gioco, bene questo attacco. Più 4, un uomo in più per il Cassano e 2 minuti e 20 al termine. Doppio pivot. 3 e 20 al termine, scusate. Dolic, Savini, scarico ecco. Per Bortoli. E la deposita! E la deposita! Più 5 Cassano! Benissimo, a 3 dalla fine ragazzi. Prova Alex Player ancora con Bressano, quindi dentro Ardi Tiballi e col numero 10 Ignazio De Giorgio e porta vuota attualmente per il Conversano. Però quello che dico Luca, io dovevo cercare un attacco veloce il Conversano perché su attacco manovrato. Intanto rubata palla sì! Da Bortoli. Spider-Man ha usato le ragnatele. E questa potrebbe essere sì la palla decisiva per Thomas Bortoli. Una parola fine per questa partita. Bravo Cassano, primo tempo fantastico e secondo tempo in gestione molto bene, bella squadra, grande Davide, anche l'allenatore Cassano l'ha preparata veramente molto bene. Cassano 28, Conversano 23, 2 qualcosa alla fine. Ancora attacco lungo, vedete ragazzi cosa vuol dire non dare la palla al Conversano. Va che mi va Doge. Dolic finta ancora per Savini, questa volta entra lui, pallonetto su Pasquali Gian Domenico. Deposita! È andata, 58-12, 29-23, più è portata Cassano. A casa, è portata a casa questa partita. Quinta giornata che inizia col botto, Cassano, vabbè aspettiamo un minuto, ma può essere che la capolista cade dopo mesi, non perdeva da ottobre. Ancora le mani di Tommy, recupera la palla ma gli allunga l'attacco, manca 1.30 alla fine, più 6 Cassano. E palla ancora Ilic, palla in fallo. Palla possesso Conversano. Sì, fallo laterale, quindi l'ha toccata Ilic ed è rimessa Conversano. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco. Ultimo minuto più 6 Cassano. Grande partita vinta nel primo tempo e poi timbro ancora. Palla alta di Venturi. Venturi. Guardate e Cassano io. Porta a casa può iniziare una grande a festeggiare. Partita. Grande impresa della grande gara del Cassano. Dalla panchina, dall'allenatore. Ivan ha messo un grande timbro e poi l'altro l'ha fatto ovviamente Jack in attacco, veramente grande.
Molto bene Cassano, riparte con Fanti, anche lui ha dato il suo contributo, anche Milogi ha dato il suo contributo, mi va Bassanese, fallo su di lui, 30 secondi alla fine, 29-23, Conversano gli ha dato su come si dice, grande prestazione del Cassano, mi va doppio pivot il... Eh sì, Fanti, Panio prova da fuori, Bama, ce lo possiamo permettere, 29-23, un po' di ultima passi. Azione per il Conversano, segna da lontano Ignazio De Giorgio per sua gloria personale, finisce 29-24, partita vinta in maniera netta, super prestazione del Cassano ragazzi, nel primo tempo addirittura